ragazze, che avete fatto oggi? Beh, quello che facciamo ogni giorno. Cuciniamo, puliamo e ci occupiamo dei bambini. Che vita monotona quella di noi donne. Aspettate, so che Pitagora sta per iniziare una delle sue lezioni. Se mi piacerebbe partecipare. Ma perché non possiamo partecipare? Solo perché siamo donne. Che mondo ingiusto. Ma non possiamo arrenderci a cercare tutto questo. Aspettate però, ho un'idea, andiamo a scrivere la lezione un po' più là. Io sono Pitagora, un filosofo mista. Il sapere mi purifica l'anima attraverso l'ordine divino presente nell'universo. Sono convinto che tutto è numero e che tutto può spiegarsi e ordinarsi attraverso il loro tenore. Il numero produce ordine, domina il caos. Il disordine fa capire all'uomo la complessità dell'universo. Maestro, che cos'è il numero? I miei numeri atonali ed il loro rapporto costruiscono valori chiamati in matematica numeri razionali. E tutto l'universo è dettato da questi numeri. Io sono noto per aver fondato a Crotone, in Calabria, una scuola filosofica basata su queste idee, raccogliendo diversi discepoli che sono sottoposti a regole molto rigide. E le conoscenze vengono trasmesse loro solo oralmente, per non far rimanere alcuna traccia incustodita. La conoscenza è intesa come mezzo di purificazione dell'anima, facendo sì che la mia scuola si avvicini ai modi di una setta religiosa, pronta a custodire i propri progressi come scrigni preziosi.